Eccoci qui. Buongiorno a tutti coloro che si sono connessi con noi. Intanto vi ringraziamo, un buon anno. Vi diciamo che abbiamo due canali, uno in inglese e uno in italiano, e quindi speriamo di darvi il giusto servizio. Allora, siamo qui, intanto direi di sedervi. Sediamoci. Con Raffaele Napoleone, amministratore delegato di Pitti, Agostino Poletto, direttore di Pitti, e poi avremo una bellissima testimonianza del nostro stimato sindaco di Firenze. Allora, come vorremmo fare? Intanto vorrei dire una cosa importante. Noi siamo qui a Solomeo, nella nostra fabbrica. Sappiate che lavoriamo con le mascherine. Voi potrete anche vederci dalla prospettiva leggermente più stretti, ma in realtà non lo siamo. Comunque ogni mattina ci facciamo il tampone, perché questi sono i 4 giorni che stiamo leggermente più vicini. Questo è per dire una leggera attenzione per qualche ancora tempo, ma poi almeno io vi dirò il mio pensiero, credo che andiamo verso un tempo nuovo. Allora, inauguriamo Pitti. Certo, l'inauguriamo da Solomeo e non è la stessa cosa che inaugurarlo dal Palazzo dei 500 a Firenze. Non ce ne voglia il maestro Vasari e tutti i grandi che hanno affrescato forse il più bel palazzo al mondo. Però qui in Solomeo abbiamo costruito quello che è normalmente per noi il nostro stand che realizziamo nella meravigliosa fortezza da basso. Da 63, e questa è per noi è la 63esima edizione. Per Pitti è la 99esima. No, per il Pitti è la 99esima, ecco. Quindi adesso io vorrei, facciamo così, vorrei che aprisse Raffaele Napoleone, amministratore delegato. Poi ascoltiamo il sindaco, che c'è una bella cosa, poi Agostino sotto il profilo dell'organizzazione e poi finisco con una mia piccola testimonianza di dirvi il mio pensiero e anche un po' il pensiero sul business. Chiaramente non andremo sulla specificità della nostra collezione, quindi siamo onorati. E almeno io vi do un grande appuntamento, sono sicuro, in giugno al 100° Pitti, che faremo, sono sicuro, fisicamente sicuro e anche con molte manifestazioni anche all'aperto. Grazie. Allora, Raffaele, se dai l'apertura di Pitti. Dai. Grazie Brunello, grazie di questa ospitalità stellare. È vero che non siamo né a Palazzo Vecchio né in Fortezza da Basso, però siamo in uno dei luoghi di riferimento per il Made in Italy, uno dei luoghi dove hai dimostrato e hai saputo coinvolgere tutto il mondo che ti gira intorno, quindi i tuoi collaboratori, chi produce la tua moda, le tue idee, in maniera straordinaria. Sei un riferimento per la moda italiana e internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'uomo, ma anche molto importante sulla donna. L'essere stati invitati qui, perché sei stato tu, e lo voglio riconoscere, avere questa idea. Grazie. Evidentemente avevamo in programma di fare un'apertura che sarebbe stata probabilmente a Firenze, ma l'idea di muoverci e venire qui da te, ospitati come ci stai ospitando, con tutto quello che hai mostrato e stai mostrando, è veramente il segno più forte di quanto è dinamica, di quanto è forte la creatività e la capacità italiana di rappresentarsi anche in un momento così difficile. Oggettivamente l'ottimismo che tu trasmetti e l'attenzione che hai saputo sollevare con questo tipo di iniziativa sta premiando questo sforzo. E è uno sforzo che tra l'altro altri seguiranno nei prossimi giorni, proprio a conferma che la tua idea era corretta e a conferma soprattutto che c'è una grande volontà e un grande desiderio da parte delle aziende, quindi parlo sia della distribuzione, negozianti, che della produzione, di rincontrarsi. Abbiamo fatto più studi in questi mesi e evidentemente quello che viene fuori è che c'è una grande mancanza di contatto, di relazione e soprattutto di informazione. L'importanza delle fiere, quindi vendo un po' il nostro prodotto, è sì evidentemente il raccogliere il meglio per quanto riguarda il mercato italiano e il mercato internazionale, ma allo stesso tempo le fiere hanno un senso e funzionano nel momento in cui si interagisce e si mette il mercato nelle condizioni di capire quali sono i grandi flussi di tendenza, di riferimento per il mercato e per quindi i consumatori. Questo manca. È vero che stiamo lavorando sul digitale, dagli studi fatti
il digitale sarà sempre più importante, ma si affiancherà a quella che è la diciamo, occasione fisica di contatto che le fiere rappresentano. Ce lo chiedono, abbiamo un sacco di aziende che sono pronte a essere con noi nel prossimo febbraio, 21, 22, 23. Aspettiamo il prossimo DPCM che dovrebbe uscire in questa settimana. Sappiamo che la situazione è difficile, per cui ci fidiamo di quello che il nostro governo deciderà proprio nella salvaguardia della salute dei nostri cittadini e di tutti gli altri, però pensiamo e speriamo che, come si è detto, che se qualcosa dovesse essere deciso che non consente la realizzazione delle fiere in febbraio, sicuramente in giugno qualcosa di importante faremo, anche perché ci sono dei segnali importanti. Comunque i vaccini che cominciano a viaggiare per le nostre strade e infilarsi nelle spalle, negli avambracci dei nostri cittadini più bisognosi in questo momento, è un gran segnale positivo, anche perché sta succedendo in tutto il mondo e che fa prevedere un 2021 dove la curva negativa che sappiamo essere stata quest'anno sicuramente ripartirà in senso positivo. Non voglio rubare altro tempo. No, ma tanto facciamo a modo direi, di chiacchierata. Sì. Direi, come tu hai suggerito, di non far aspettare troppo il sindaco. Ma io volevo dire solo, prima del collegamento con il sindaco, nostro amico, persona per bene, seria, carina, giovane, io credo, due parole sul Pitti. Guardate, noi è la 63esima edizione. Io credo che noi italiani abbiamo costruito forse la più bella settimana della moda maschile, non ce ne vogliano qualcun altro, ma tre giorni e mezzo in Pitti, con un défilé all'aperto per 30.000 persone, perché questo è Pitti, con gli stand aperti, poi ci trasferiamo normalmente il venerdì sera ed affrontiamo tre giorni in Milano con le sfilate dei grandi marchi mondiali. Ecco, questa è la settimana della moda maschile. E perché avevamo deciso proprio di inaugurarlo oggi? Almeno nella nostra azienda, qui per quattro giorni, come se fossimo in Fortezza d'Abasso, vi collegate voi, vi connettete, abbiamo più o meno 8-9 slot al giorno, con 15 o 20 persone perché vi vediamo nei video, possiamo interloquire, e quindi è per noi molto importante. Vogliamo parlarvi sì della collezione, ma vogliamo parlarvi anche del momento, dell'atmosfera che respiriamo. E anche Pitti Connection così farà un po' la stessa cosa con altri brand. Quindi adesso ascoltiamo, diciamo, con piacere il nostro stimato sindaco che ci dica qualche cosa di molto carino. Dai. È un onore per me portare il saluto a tutti gli amici e gli imprenditori della grande famiglia di Pitti Uomo. Ma prima di tutto voglio ringraziare l'amico Brunello Cucinelli per lo sforzo di creatività, di impegno organizzativo per lanciare questa edizione assolutamente innovativa e originale. Un Pitti Uomo virtuale, ma non per questo meno interessante, meno coinvolgente, meno intenso. Credo anche una scommessa che dobbiamo e vogliamo vincere, perché, come è stato detto molte volte, questa emergenza del Covid non può essere vissuta solo come una crisi, ma anche come un'opportunità. E le opportunità le stiamo già raccogliendo. Firenze, in questi mesi, proprio a causa dell'emergenza, ha deciso di investire tutte le sue energie sull'innovazione tecnologica, sulla transizione digitale. E anche per questo è stata consacrata come la prima Smart City d'Italia, superando città molto competitive e molto innovative. Abbiamo dunque raccolto dall'emergenza l'opportunità di investire sull'innovazione. È lo stesso percorso che si pone di fronte a Pitti Uomo, quello cioè di conquistare il mondo del virtuale, la rete, e tenere insieme sia l'esperienza fisica, quello della fiera, che non dovrà mai tramontare, perché, come giustamente ha ricordato Brunello, le persone vogliono toccare, vogliono vedere, vogliono vivere l'esperienza materiale del prodotto di moda. E giustamente l'uomo è un animale sociale, ha bisogno delle relazioni fisiche. Ma dall'altro lato la dimensione virtuale della rete, che può diventare un grandissimo boost, uno strumento per esaltare a livello internazionale, con i nuovi linguaggi, con i nuovi strumenti del digitale, la creatività e la sostanza del prodotto della moda. Del resto, la moda che è nata qui a Firenze, nel concetto moderno con cui la consideriamo,
è sempre stata sinonimo di innovazione, creatività. E quindi anche Pitti Uomo con Firenze si prepara ad una sfida di innovazione, di trasformazione, una dimensione virtuale che si affianca a quella tradizionale della fiera, in modo da poter spingere sempre di più i compratori e gli espositori a rimanere in contatto utilizzando gli strumenti più moderni a nostra disposizione. Non dobbiamo aver paura della transizione digitale, della rivoluzione digitale, ma dobbiamo vincere la scommessa per la quale è necessario mettere in contatto il mondo virtuale e il mondo fisico, perché queste due sfere si alimentino a vicenda, perché crescano entrambe. Un Pitti vero, un Pitti fatto di fisicità e dall'altro lato un Pitti internazionale, globale, innovativo, digitale. Questi due momenti vengono fusi in un unico progetto, in un unico concetto, in un unico linguaggio. Una sfida che si apre quindi sempre di più alle nuove generazioni, ai nuovi linguaggi, alla creatività e che mantiene sempre quella stella polare che è la qualità e la tradizione. Perché il concetto di tradizione, tradizio, non è un concetto fermo, anzi è un concetto mobile, come insegna la radice etimologica di questa parola. Tradizio vuol dire trasmettere. Firenze è la città della tradizione perché ha sempre trasmesso alle generazioni dei concetti pionieristici. E questo è anche il succo, il senso della moda. Un linguaggio, una forma straordinaria di creatività che riesce a trasformare la tradizione in innovazione, in prodotto. Per questo da Firenze un grande in bocca al lupo e l'assicurazione di un sostegno reale, intenso, autentico a tutti i promotori, gli organizzatori di questa edizione che si annuncia come l'edizione della ripartenza, della rinascita, della rivoluzione digitale. Grazie amico mio, grazie stimato sindaco Dario Nardella. Io vi volevo dire solo una cosa, in questi giorni, almeno noi qui, sappiate che potete connettervi nello slot cinese, nei slot cinesi, nei slot in giapponese, abbiamo degli interpreti molto carini che non sono solo, secondo me, dei semplici interpreti, ma che riescono a trasmettere anche la cultura, l'amore della nostra Italia, del nostro modo di lavorare. Quindi fatelo con tutta tranquillità, avete 4 giorni a disposizione. Adesso Agostino è il direttore di Pitti da sempre. Da sempre, 50 anni no, ma siamo vicini. Quindi, portati bene chiaramente i capelli. Dici qualcosa tu, dai. No, poi allora, io avanti. Se posso aggiungo dopo queste bellissime parole del sindaco, tutte le cose che ci siamo detti, se mi posso permettere un po', vi racconto un sondaggio che abbiamo fatto da poco con i nostri compratori ed espositori, dai quali emergono forte due momenti importanti. Uno è l'attaccamento emotivo, motivazionale verso Pitti che hanno i buyer. Cioè, come dire, vado a Pitti non tanto e solo per comprare le collezioni, per vedere dei prodotti nuovi, per avere nuovi fornitori, ma vado per caricarmi, perché è professionalizzante, perché mi serve per caricarmi per la stagione. Quindi un elemento, direi, inconfondibile, che fra le altre cose, ci diceva questi ricercatori, non hanno altre manifestazioni. Proprio è una specifica, è una caratteristica di Pitti. E l'altra cosa che mi fa altrettanto piacere è che i buyer hanno detto hanno una gran voglia di tornare al fisico, hanno una gran voglia di tornare a incontrarsi. Però dicono anche incontriamoci, vogliamo venire, ma vogliamo delle fiere sempre più selezionate, sempre più essenziali, sempre più dei prodotti capaci di darci nuovi elementi su cui lavorare. E questo è il motivo su cui stiamo lavorando. Nel senso che questi 10 mesi, che sono stati 10 mesi nei quali non abbiamo smesso un attimo di lavorare con espositori e compratori, anche dicendo, telefonando continuamente, parlandoci, tenendo rapporti, non abbiamo mai tolto la spina. E abbiamo lavorato per 10 mesi
tutta Pitti, tutte le aree di Pitti per fare un digitale che fosse all'altezza, che fosse all'altezza del fisico. Perché noi siamo riconosciuti come, non tanto come una fiera, qualcosa di più di una fiera, perché riusciamo a mettere assieme una fortezza e una città, riusciamo a mettere assieme degli eventi straordinari fatti dagli espositori con delle cose essenziali, carine, belle, importanti che vengono fatte in città. Bene, dobbiamo fare lo stesso anche nel digitale e questo lo possiamo fare con contenuti editoriali, con una bella curatela e questo è il motivo per cui oggi iniziamo da Solomeo con una diretta che in qualche modo è a tutti gli effetti un manifesto di quello che è il Pitti prossimo. Nel senso che il Pitti prossimo sarà sempre di più una sorta di doppia marcia del fisico, dove noi in questi anni abbiamo fatto abbastanza bene, continueremo a fare anche meglio, ma accanto a questo abbiamo voluto integrare, abbiamo voluto unire quello che è il digitale. Un digitale che vedrete anche nelle prossime giorni, nel prossimo mese. Dopo Brunello ci saranno delle altre dirette da altri campioni del Made in Italy che espongono a Pitti, ma poi anche collegamenti con Bayer che possono selezionare e navigare su quelli che sono i prodotti per raccontarli meglio. Avremo anche un'apertura a quelli che sono i Pitti Olympics, no? Cioè nel senso daremo spazio ad alcuni paesi importanti di riferimento scegliendo espositori, etichette emergenti e poi focus su quello che è anche il sostenibile, con anche una presenza molto importante di 14 emergenti che vengono da tutto il mondo e che raccontano la loro esperienza e il loro prodotto sostenibile e poi tante altre cose, quindi vuol dire una sorta di progetto di Pitti Connect che apre con Brunello, che apre con Solomeo e che ha tutta la voglia di essere, di diventare un oggetto simile al nostro fisico e che nel domani, nel futuro, sarà sempre più collegato. L'aspetto digitale con un'ottima rappresentazione, quella che noi sappiamo fare e che possiamo fare sempre meglio con i nostri espositori, in fortezza a Firenze. Grazie Agostino. Volevo aggiungere che anche il modo in cui ci rappresentiamo in fortezza si cercherà di replicarlo, evidentemente con un formato differente su Pitti Connect, con tre grandi famiglie di aziende che si rappresenteranno, con l'abbigliamento classico contemporaneo, l'abbigliamento sportswear ed outwear, la parte della ricerca, quindi abbiamo cercato di rendere il percorso, il cammino, il viaggio sulla rete più focalizzato rispetto a tutto quello che riusciamo a offrire in fortezza, proprio per dare quelle indicazioni, quei segnali, quei messaggi di riferimento che oggi ci chiedono i compratori. In particolare, tra l'altro, tutto questo è possibile grazie anche al grande supporto che c'è da parte del MAECI, quindi il Ministero Affari Esteri del Commercio Internazionale, e dell'agenzia dell'ICE, perché evidentemente in questo momento va riconosciuto chi si è sempre occupato della promozione del Made in Italy, quindi delle sue aziende in Italia e all'estero, si sta focalizzando sui grandi appuntamenti e su questo abbiamo un sostegno concreto, a conferma che per quanto ci siano delle difficoltà abbiamo una sensibilità forte sulle esigenze per far sì che il mercato riparta e questo è uno dei grandi segnali su cui bisognerà pure lavorare nel 21, che ci aspettiamo che sia un anno senz'altro migliore di quello che si è appena chiuso, se non altro perché ci sono i vaccini, come dicevo prima, e anche per una ragione che poco è stata presa in considerazione, che però è molto importante, la Brexit poteva essere un grande problema per il mercato italiano e per il mercato europeo in generale, ma di fatto, come avete letto, il libero scambio tra l'Europa e l'Inghilterra è stato salvaguardato, e in particolare nella moda è importante perché l'Inghilterra rimane tra i primi 3-4 mercati del nord di scambio, quindi abbiamo anche delle buone prospettive. Quindi non so, Brunello, cosa ci voleva raccontare grazie, sul settore. Sì, grazie, grazie. Allora, prima di dirvi il mio pensiero, vorrei però, Shin, vieni qua, vorrei che fare un piccolo saluto ai nostri amici cinesi. Abbiamo sta ragazza che è colta, che è un'interprete bravissima in cinese. Vieni, vieni, vieni. Le piacerebbe solo se tu in cinese dicessi ai nostri amici. Vi aspettiamo probabilmente a giugno. A Firenze? Certo, a Firenze, nel nostro paese. E volevamo fare un grande benvenuto alla Cina da te in cinese. Vai.
我的亲爱的，我们来自亚洲的中国朋友们，包括我们大中华区的朋友们，布鲁奈洛库奇奈里先生呢，在这里想跟大家特意的问声好。除此之外呢，我们有 PT Womo 男装展的两位经理人在这里向大家保证说，我们在今年的六月份呢，会在佛罗伦萨进行实地的展览，所以到时候我们 PT Womo 还有布鲁奈洛库奇奈里呢，恭候大家的到来。 Io personalmente sono grato a questo paese perché il 9 gennaio, quindi un anno fa, ci hanno trasmesso le prime sensazioni e noi in questa pandemia ci siamo ispirati molto al vostro popolo. 那布鲁奈洛库奇奈里先生呢，在此想再感谢我们的中国朋友们，因为在去年的2020年的1月9号的时候，疫情首次在中国大陆地区爆发的时候呢，当时得到了我们中国朋友非常及时的提醒，以便让我们在公司的总部能够及时的做出防范的措施。L'11 marzo，ci avete mandato un video dove ci facevate vedere che eravate al lavoro con le mascherine. E per noi era il momento più buio e doloroso, quindi quella è stata la nostra ancora ulteriore fonte di ispirazione. 而在2020年的3月的时候呢，意大利到来了，迎来了疫情的至暗时刻呢，大家都被封锁在家里。但是在3月11号，我们收到了来自中国大陆地区，我们企业员工的一个问候的视频。那那个时候呢，短短两个月的时间，大家已经戴着口罩回到工作岗位了，所以给我们打了一针强心剂。 E ancora qualche settimana fa, nel farci gli auguri, vi vediamo al lavoro, non distanziati, senza mascherine. Quindi per noi è questo di grande fonte di ispirazione, perché siete leggermente più avanti a noi, forse di qualche mese. Quindi speriamo anche noi, fra un paio di mesetti, di essere in condizioni di lavorare come voi. 而在2、3个月之前呢，我们在线上连线的时候，视频连线的时候，已经看到我们中国地区的朋友们可以不戴口罩近距离的接触、交流、谈心、吃饭等等。那这个呢，是我们的朋友们在战役方面取得的非常大的成果，令我们十分的羡慕。同时呢，也给我们未来战胜疫情带来了信心和希望。 Grazie, grazie per questa traduzione, grazie. Sì, sì. Adesso, 3 minuti sul mio pensiero e 3 minuti sul business. Prima 3 minuti sul pensiero. Io credo che noi abbiamo attraversato un periodo molto doloroso, sia per l'anima, devo dire, che per il corpo, per lo spirito. E questo dolore in qualche maniera forse ci ha reso anche leggermente migliori, ma io credo una cosa, siamo partiti e dobbiamo seguitare ad accettare ciò che non possiamo cambiare. Tommaso Moro ce l'ha insegnato. Quindi io personalmente proverei a trasferirvi quello che ho avuto da quest'anno e non quello che mi ha tolto. Quello che mi ha tolto, ma quello che mi ha dato questo momento. Io credo che questo momento un po' speciale ci abbia lasciato 2 o 3 cose abbastanza importanti. Il primo, che dopo così tanto dolore non siamo troppo propensi all'arroganza, ma siamo più propensi alla gentilezza, all'educazione, al garbo, perché è questo, quando l'animo è addolorato ha bisogno di amabilità. Ci ha lasciato sicuramente il grande tema di non volgere le spalle alla povertà, perché in questo periodo non credo che ci sia qualcuno di noi che abbia sprecato qualche cosa. E forse come i nostri stimati monaci un anno e mezzo fa, quando vennero qui, ci dissero quella frase affascinante. Prima di sederci a tavola dissero: mangiamo il giusto perché ve ne sia per tutta l'umanità. Io credo che ci avrà lasciato anche un altro grande tema. Il tema di dove è prodotto questo manufatto, come è prodotto. Abbiamo recato danni al creato, non l'abbiamo recato danni agli animali. Quindi c'è qualcosa di nuovo. Probabilmente anche l'idea, essendo nell'abbigliamento, ma non solo, del riparare, del riutilizzare, del restaurare, sarà un grande tema e onestamente ci darà anche grande lavoro. Quindi io credo che questo almeno è quello che io voglio prendere da quest'anno passato. Adesso vorrei, non me ne vogliano gli stranieri, vorrei 3 minuti sulla nostra splendida Italia. Perché guardate, io dico sempre una cosa, noi siamo nati non con la politica o con le guerre, la nostra è una nazione da secoli nata
sulla cultura, sulla bellezza e sull'architettura. Voglio dirvi due cose, noi italiani, mi raccomando. Siamo lo 0,7% della popolazione, ma siamo la settima potenza al mondo. Siamo i primi manufatturieri al mondo dei beni di lusso in molti settori e siamo i secondi manufatturieri in Europa, dietro alla Germania. Le nostre famiglie, è vero, siamo un popolo indebitato, ma le nostre famiglie hanno 10.000 miliardi di risparmi. Guardate che ha qualche cosa di speciale. Siamo, non me ne vogliano gli altri, forse il miglior stato sociale al mondo. Allora, insieme, possiamo ripartire con umiltà, coraggio, serietà e creatività? Sì, possiamo farlo. Guardate, il sindaco ha parlato da un luogo speciale, il suo studio. Nel 1500, voi sapete, ma non tutti lo sanno, perché questo devi andare a cercarlo, io l'ho trovato da qualche parte, il PIL mondiale nel 1500 era 55% India e Cina. E noi, pensate, eravamo i mediatori culturali, con che cosa? Con la Monte dei Paschi che aveva creato la banca, le cambiali. Eravamo, abbiamo scoperto l'America e gli abbiamo anche dato il nome. Quindi eravamo un po' speciali. Quei 150 anni di Rinascimento hanno dato a noi qualcosa di importante. Nel 1950 questo PIL era solo il 10%. Adesso siamo tornati al 45%. Quindi voglio dire agli italiani, abbiamo qualche chance per il futuro. Le persone ci vogliono bene. Io ho fatto 2 mesi di roadshow con i clienti nel mondo. Affascinante di quello che pensano nel nostro paese. Quindi insieme ripartiamo avendo anche stima di noi stessi. Una cosa speciale la voglio dire sul nostro stimato Presidente della Repubblica, quando nel discorso di fine anno, con gli occhi lucidi, ha detto: quando sarà il mio turno mi vaccinerò, però prima devono farlo coloro che hanno necessità e che fanno lavori diversi. Questo è il vero senso umano del nostro paese. Ultimo piccolo tema, la collezione e il nostro settore. Guardate, io credo due cose importanti. Credo che i nostri negozi in generale, dalla prossima stagione, dovranno essere belli, carini, moderni. Dovremmo avere venditori affascinanti, amabili, educati. Sarà importantissimo il visual. Sarà importantissimo come fa vedere il prodotto. Sarà importante che noi non faremo vedere un prodotto dell'anno prima. Perché se io verrò in un negozio e vi dico che cosa c'è di nuovo, nessuno di voi mi può far vedere un capo di un anno e mezzo fa e mi dice nuovo. Non lo farà, sono sicuro. Quindi abbiamo necessità di creatività, di modernità, di aiutarci. Ma abbiamo bisogno di fisicità. Non so voi. Se io finisce questa pandemia, vado 7 volte al giorno al ristorante, sicuro, guardate. Perché abbiamo desiderio di vestirci. Sono 10 mesi che non ci vestiamo, no? Quindi abbiamo bisogno di toccarci, di baciarci. Ve lo dice uno che bacia per cultura tutti, anche i miei amici giapponesi, che sono sempre un po'. Quando gli dai un bacio si ritirano, no? Che è nella loro educazione. Abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di ritornare ad investire nei grandi ideali. Cerchiamo di capire che la pandemia l'abbiamo circoscritta, abbiamo il vaccino. Io ho mio babbo, 99 anni, davanti a casa mia, che questi 6-7 mesi è stato l'uomo di riferimento con 3 o 4 battute veramente forti. La prima solo il 1° aprile, quando mi disse: babbo, ma sono fioriti ciliegi. E lui mi dice: certo che sono fioriti ciliegi, è arrivata la primavera. Ho detto: babbo, e chi la manda la primavera? E lui, con un leggero sorriso, alza gli occhi al cielo e dice: la primavera arriva. Il 9 novembre ci hanno comunicato i nostri scienziati che abbiamo il vaccino, ce l'abbiamo. Sono andato da lui, mi ha detto: babbo, il giorno più bello della tua vita. E mi dice: cocco, così si dice in perugino. L'8 maggio 1945, finita la guerra. Erano 5 anni che ero in guerra, tuo zio 5 anni con me, io avevo 23 anni, lui 25. E quindi per me il giorno più bello della mia esistenza, 67 anni extrafamiliare, è stato
quando ci hanno comunicato il vaccino. Perché avere il vaccino non è la stessa cosa che stanno studiando sul vaccino. Adesso avremo qualche mese ancora difficile, rispettiamo le leggi, facciamo estrema attenzione. Quindi questo è tutto quello che io vi volevo trasmettere. Abbiamo passato forse il peggior momento, stiamo andando verso un tempo nuovo, fatto di garbo, di educazione, di gentilezza. Avremo bisogno di essere vestiti meglio, sicuramente di prima, perché abbiamo capito che qualcuno posterà per noi, andremo a molti eventi. Quindi non cambieranno se non quella grande attenzione allo spreco, al recupero, probabilmente anche al grande equilibrio tra diciamo, profitto da una parte e dono. Io credo che siamo delle persone leggermente migliori. Quindi, Raffaello, non so, abbiamo fatto una mezz'oretta insieme. No, infatti, è perfetto. Collegatevi con noi in 4 giorni, collegatevi con gli altri brand che sono su Pitti. Io dico che non so se faremo Pitti 21-22 febbraio perché dipendiamo dal documento di domani, domani l'altro, ma se non lo facciamo mi piacerebbe invitarvi a giugno, siamo sicuri di farlo, sicuri, speriamo di sì, e faremo qualche cosa di molto carino insieme. Ci stringeremo la mano, ci abbracceremo e io credo anche che tutto questo periodo passato nel farci illuminare dalle stelle e dal creato, perché questo è stato un momento doloroso ma anche un po' affascinante per l'anima, avevamo bisogno di ritrovarci, ci possa anche educare che abbiamo necessità di un nuovo contratto sociale con il creato, non solo tra esseri umani, ma con gli animali, con la terra, col cielo, con l'aria, con l'acqua. Quindi un augurio per quest'anno a venire. Cerchiamo di avere fede e io ringrazio immensamente tutto lo staff di Pitti, ma voi sapete che io sono affezionato. Ringrazio voi giornalisti perché vi siete connessi, che avete sempre sostenuto non solo Pitti, la grande settimana della moda maschile con i grandi brand che venerdì iniziano a sfilare. Siamo un popolo di persone per bene, questo è a noi italiani. Abbiamo bisogno di gentilezza, di educazione, di un garbo. Quindi grazie, auguri, buon anno. Raffaele. Grazie a te Brunello di questa ospitalità e soprattutto di questo entusiasmo importante. Non posso che dire che Pitti c'è, come c'è stato e ci sarà. L'entusiasmo per reagire a quanto sta succedendo c'è tutto, lo stiamo dimostrando. Collegatevi con Pitti Connect da adesso fino a marzo e avrete un sacco di informazioni utili per il vostro lavoro, utili per il futuro di questo settore. Grazie ancora. Grazie Agostino. Grazie Brunello. Noi vi salutiamo, mi raccomando, collegatevi, siamo qui. Facciamo come la regina Elisabetta. Sì. E le stelle ci possono indicare la via della vita. Dai, auguri, grazie. Grazie, arrivederci.